Le conseguenze per uno che appunto il mio problema di dermatite atopica sono non trovare lavoro, oppure nell'ambito scolastico anche i compagni di classe che ti deridono, che pensano che tu sia il nevroso di turno da canzonare, da prendere in giro, da evitare. Anche i genitori un po' del loro ci mettono appunto per far sì che i figli evitino di giocare con te a pallone oppure di mettersi a correre o di incontrarsi con te durante i pomeriggi che hai liberi da scuola o da altre cose. Io ho avuto una proposta di lavoro dove dovevo andare a fare del materiale per cisterne, dove veniva utilizzato appunto del materiale polveroso che mi è stato detto dopo che poteva darmi dei problemi. Io, avendo detto che sono allergico e ho dermatite atopica, sono stato scartato senza neanche essere conosciuto direttamente come persona. E quindi c'è appunto una questione anche mentale da chi dal punto di vista lavorativo e non solo, anche ad esempio a scuola io viaggiavo con l'adrenalina in zaino. A 12 anni io dovevo, davanti a tutti quanti, tirarmi giù i pantaloni e farmi la dose di adrenalina in dovena per conto mio, perché i professori o le maestre non volevano farmela. Quindi è appunto una questione sia mentale che di socializzazione con gli altri. Dal punto di vista visivo è più impattante un problema che si vede piuttosto di uno che o è in carrozzina oppure ha altri problemi dal punto di vista mentale o di altro tipo.